Ora vediamo come è definito il momento d'inerzia di un corpo rigido di forma qualsiasi. Per esempio, questo corpo rigido che magari vogliamo mettere in rotazione attorno a questo asse, oppure vogliamo cambiare la sua velocità angolare. Già sappiamo che il momento d'inerzia è l'analogo rotazionale dell'inerzia, cioè della massa, e rappresenta quanto è difficile cambiare la velocità angolare di un oggetto che sta ruotando. O più semplicemente potremmo anche dire quanto è difficile mettere in rotazione un oggetto fermo oppure rallentare fino a farlo fermare un oggetto che sta ruotando. Però prima di affrontare il caso generale di un corpo rigido di forma qualsiasi, prendiamo il caso più semplice di tutti, cioè un oggetto puntiforme, quindi un punto materiale di massa m che sta ruotando di modo circolare uniforme su una circonferenza di raggio r attorno a un punto, e questo è l'asse di rotazione. Vogliamo calcolare, per cominciare, il momento d'inerzia di questo punto materiale in rotazione. Per ricavare il suo momento d'inerzia partiamo dalla definizione di momento angolare, r vettor p. Sappiamo che è un vettore diretto lungo l'asse di rotazione e in questo caso verso l'alto, perché la rotazione è antioraria. Prima regola della mano destra, che poi è anche la regola del cacciavite: se io giro una vite in senso antiorario, la vite esce, cioè si svita. E anche la regola del tappo della bottiglia: per svitare il tappo di una bottiglia lo devo ruotare in senso antiorario, allora il tappo esce. Viceversa, per avvitare una vite o il tappo della bottiglia devo ruotare in senso orario, allora il momento angolare va verso il basso e il tappo e la vite entrano. Dunque questo è il momento angolare, calcoliamo il suo valore numerico, cioè il modulo del momento angolare. Sappiamo che dobbiamo moltiplicare il raggio di rotazione per la quantità di moto per l'angolo che formano questi due vettori, ma l'angolo che formano questi due vettori è di 90 gradi, perché il raggio è diretto in questa direzione e la quantità di moto è perpendicolare al raggio. Quindi il seno di 90 gradi fa 1, perciò il momento angolare ha come modulo rp, quindi r per mv, la quantità di moto. Ma al posto della velocità noi possiamo inserire la velocità angolare. Infatti sappiamo che la velocità lineare tangente alla traiettoria è proporzionale alla velocità angolare omega, e sono legate le due quantità dalla moltiplicazione per il raggio. Quindi al posto della velocità lineare ci metto il raggio di rotazione per la velocità angolare. Così il calcolo del momento angolare ci porta r al quadrato per m per omega, cioè ci porta questo risultato. Ora utilizziamo un'altra formula del momento angolare, perché noi sappiamo che il momento angolare è l'analogo della quantità di moto, p è uguale a m per v, ma se è l'analogo vuol dire che p diventa il momento angolare l, la massa dell'oggetto diventa il momento d'inerzia e la velocità dell'oggetto lineare diventa la velocità angolare. Il modulo di questo momento angolare è i omega. Allora adesso noi abbiamo trovato due espressioni diverse per lo stesso momento angolare. Infatti abbiamo calcolato il modulo del momento angolare con questo procedimento, abbiamo trovato mr quadrato omega. Poi abbiamo calcolato il modulo sempre del momento angolare e abbiamo trovato i omega. Ora confrontiamo queste due formule che abbiamo trovato per il momento angolare. La prima derivava da questa definizione, la seconda derivava dall'analogia con la quantità di moto lineare. Quindi confrontiamo queste due formule e capiamo che I, il momento d'inerzia di questo punto materiale in rotazione, è uguale a mr quadrato. I uguale mr quadrato però è un risultato che vale soltanto in questo caso particolare, cioè di un punto materiale che si muove di modo circolare uniforme su una circonferenza. Vediamo qual è l'unità di misura del momento d'inerzia: massa per raggio di rotazione al quadrato, quindi è chilogrammi per metro quadrato. Ora utilizzeremo questo risultato, questo momento d'inerzia mr quadrato che abbiamo trovato nel caso di un punto materiale che ruota su una circonferenza, per poter ricavare poi i momenti di inerzia degli oggetti estesi, dei corpi rigidi più complessi, come è il caso di un'asta sottile di massa m e di lunghezza l.
Per ricavare il momento di inerzia di quest'asta, che poi risulterà questa formula, dobbiamo immaginare di suddividere e spezzettare l'asta in tanti puntini, in tanti pezzettini, tanti punti materiali. E immaginiamo che l'asta ruoti intorno a questo asse passante per il centro, l'asse viene verso di noi, quindi l'asta ruota per esempio in questo modo. Dunque si immagina di dividere l'asta in tanti pezzettini, puntiformi, e tutti questi pezzettini ruotano di modo circolare uniforme intorno all'asse centrale, all'asse di rotazione. Quindi per ciascuno di questi pezzettini dell'asta vale il momento di inerzia mr alla seconda, con r variabile, perché certi pezzettini stanno più vicini, certi più lontani, quindi descrivono circonferenze di raggi diversi. Poi si sommano tutti questi momenti di inerzia, uno per ciascun pezzettino, sia a destra che a sinistra, al variare del raggio R, e alla fine si dimostra con il calcolo integrale che il momento di inerzia dell'asta viene 1/12 per la massa dell'asta per la sua lunghezza al quadrato. Più in generale, nel caso di un corpo rigido di forma qualsiasi che ruota intorno a questo asse di rotazione, per esempio, si fa la stessa procedura, cioè si immagina di dividere il corpo rigido in tanti puntini, in tanti pezzettini infinitesimali, ognuno di massa infinitesimale m. Ogni puntino, ogni pezzettino è distante r dall'asse di rotazione, e quindi il momento di inerzia di ogni pezzettino è mr alla seconda. Di nuovo si sommano tutti questi momenti di inerzia dei vari pezzettini, il raggio è variabile perché ogni pezzettino ha la sua distanza dall'asse di rotazione, e alla fine in questo modo si può trovare il momento di inerzia di questo oggetto. È un calcolo molto complicato, però in linea di principio si può calcolare così il momento di inerzia di qualunque corpo rigido. Quando però calcoliamo il momento di inerzia di un corpo rigido, questo momento di inerzia non dipende soltanto dalla forma del corpo rigido, ma dipende anche da dove è posizionato l'asse di rotazione. Per esempio, prendiamo l'asta di prima: se l'asse di rotazione passa per il centro, e quindi l'asta ruota come indicato in questo disegno qua, quindi ruota intorno al centro, il momento di inerzia è questo valore qui. Se invece l'asta, la stessa asta di prima, viene fatta ruotare intorno a un asse di rotazione che non passa per il centro ma passa per un estremo, quindi l'asta ruota come in questo disegno così, allora il momento di inerzia dell'asta è diverso, quindi non è più questo valore ma sarà un altro valore che vediamo dopo. Se invece, per esempio, l'asse di rotazione dovesse passare proprio lungo l'asse dell'asta, come in questo disegno, quindi l'asta ruota praticamente su se stessa, ma essendo un'asta molto sottile, il suo momento di inerzia è quasi nullo, perché quest'asta è praticamente tutta quanta, tutti i suoi punti sono estremamente vicini all'asse di rotazione. A differenza invece di quest'altro caso, dove ci sono dei punti dell'asta che sono molto distanti dall'asse di rotazione. Qui invece l'asse di rotazione corre lungo l'asta stessa e quindi tutti i punti sono estremamente vicini all'asse di rotazione, quindi descrivono circonferenze molto strette. Il momento di inerzia dell'asta qui è molto piccolo. Poi ci sono altri casi particolari, un anello o una ruota che praticamente ha la massa soltanto sul bordo e all'interno è vuoto, si può dimostrare che il suo momento di inerzia vale mr alla seconda, m è la massa dell'anello, r è il suo raggio, ma questo nel caso in cui l'asse di rotazione passa per il centro dell'anello, quindi l'anello gira così. Se invece l'anello viene fatto ruotare intorno a un altro asse di rotazione, cioè questo, quindi l'anello gira in questo modo qua, allora l'anello è sempre identico a prima, ma essendo cambiato l'asse di rotazione, il suo momento di inerzia dell'anello è diverso. E l'asse di rotazione potrebbe anche essere spostato e portato sul bordo. Allora in questo caso lo stesso anello di prima ruoterebbe come fa una ruota su una strada. Per esempio questo punto della ruota descrive questa figura che si chiama cicloide. Allora in questo caso l'anello è sempre lo stesso, ma l'asse di rotazione è diverso, è come il primo caso, con la differenza che nel primo caso l'asse di rotazione passava per il centro, qui passa invece per il bordo. E il momento di inerzia cambia, non è più questo.
Infine, stessi discorsi per un disco pieno, quindi diciamo una moneta per esempio, che a differenza dell'anello ha la massa anche al centro, anche nella parte centrale, non solo sul bordo. Allora si dimostra che il suo momento di inerzia è un mezzo m alla seconda, ma questo nel caso in cui la moneta, cioè il disco, ruota attorno a un asse passante per il centro. Se invece l'asse di rotazione passa per il bordo, allora è come una moneta che rotola lungo un piano. Il suo momento di inerzia del disco sarà diverso. È ancora diverso se noi facciamo ruotare il disco intorno a un asse passante in quest'altro modo qua, esattamente come prima per l'anello. Quindi il momento di inerzia, in conclusione, dipende non soltanto dalla forma geometrica dell'oggetto che sta ruotando, quindi un disco, una ruota, un'asta e così via, ma dipende anche da dove passa l'asse di rotazione, cioè qual è l'asse di rotazione attorno al quale questo oggetto sta ruotando.